Perfetto, abbiamo 10 secondi giusto per fare le immagini. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo delle vene varicose. Però parlare delle vene varicose su questo canale non vuol dire darvi soluzioni. Io sull'altro ce ne sono più di quasi 20.000, no? Però, cari miei, qualcuno di noi è disonesto, capito? Io vi do delle soluzioni, voi finite sotto i bisturi a togliervi le vene varicose e non risolvete, perché dopo il cervello ve ne fa delle altre problemi, puoi avere puff nel cervello. Ci sono casi che hanno tolto le vene varicose, capito? Però il cervello aveva, voi non sapete neanche perché cosa vengono. Non sapete le cause e non te lo dico qua, né le cause né le soluzioni, se che sia ben chiaro. La carota sull'altro canale, perché da là 100 al giorno come minimo ti trovi fuori. Qua ti faccio vedere di che cosa parlerò sull'altro canale, va bene? E per sapere le soluzioni, allora questi sono dalla rosa canina, si vede? Capito? Essiccate. Qua ce n'è un tipo e questi penso che sono quelli della mia produzione. Essiccate. Che cosa sai fare tu con questo? Bere soltanto il tè. Io so usarli anche in altri modi. Comunque, ti dico che cosa servono. Allora, per combattere la varicosi con dei buoni risultati, servono la rosa canina. Ah, ecco, la rosa canina si trova anche nei negozi di ucraini, dei russi, vabbè, dei sovietici, capito? Si chiama Shupovnik in lingua di Stalin. Questo non l'ho aperto, tanto si vede quella. E il miele, adesso non importa qua che è di crop, brop. Non me ne frega niente, non faccio pubblicità a nessuno, anzi nascondo, capito? Nascondo. Quella che è importante è miele di buona qualità naturale. Va bene. E con questa, 2 settimane, si vedono dei risultati, dei miglioramenti. Va bene? Quanti minuti abbiamo? Due. La politica è così. O io vado a raccogliere i pomodori, a spalare la sabbia nei cantieri, o voi cominciate a essere onesti e per un così grande consiglio come ve lo do io, perché io nell'altro canale chi mi ha seguito, vedete che in primi 3 minuti, 5 minuti vi davo i risultati. Che cosa ho in cambio? Pochi like, poche condivisioni. No, adesso è inutile che sull'altro canale, se sei anche là, vai a mettere like, perché tanto pian pianino arrivo. Mi faccio la mia lista dei clienti. Casomai, se qualche mio cliente viene escluso da là, me lo dice, tanto c'è il mio numero di telefono, c'è il mio Telegram, me lo dice e lo riabilito e chiedo scusa. Può succedere. Ma il resto, mi dispiace per voi. Andate a seguire gli altri, che vi fanno soltanto così appetito. Anche tu soffri di varie cose, anche se anche tu, se anche tu, vieni. Io te lo dico, papale, papale, voglio essere ringraziato in un altro modo, punto e basta, non me ne faccio niente dei tuoi like, dei tuoi bravo Mario. Sì, fanno piacere, tanto, è una forma di gratitudine, grazie, però io non vivo di questo. Io te lo dico in faccia, che senso ha uno che non vuole mai sposare una ragazza a imbambularla che ti sposo giusto per portarselo a letto? Io penso che questa è una grande disonestà. Ah, perché lo sa che se dice direttamente non ottiene dei risultati, e chi se ne frega, ma almeno è stato onesto. No, io vi dico direttamente, almeno 3 caffè al mese io li devo avere perché tu possa seguirmi e imparare e avere una soluzione. Quando hai bisogno, ah, mi fa male la testa qua. Allora vediamo che dice Mario al fronte, perché mi fa male? Che cosa devo prendere? Cosa mi manca? Mi esce il sangue dai gengivi? Vediamo, è la mancanza di vitamina C o la mancanza di vitamina K2?
Ah, perché se non si chiude subito, allora è la carenza di K. Se invece si chiude dopo che ho lavato e non sanguina più dopo che ho lavato, allora è soltanto la vitamina C. Capito? Da me impari un sacco di cose. E li vuoi tutte queste gratis? Oh, io, come vedete, posso sembrare ronzo, non me ne frega niente. Lo dico in faccia, io sono naturopata, ho la partita IVA, pago le tasse, capito? E vivo di queste. Di studiare, di applicare, di provare su di me, capito? E di dare soluzioni precise. Se tu hai le varie cose, anche tu hai le varie cose, le vene varie cose, quella retina di pautina, di pautina, aspetta, come si dice? Di ragnatela, ecco. Anche tu c'hai la ragnatela sui piedi. Vorresti avere delle belle gambe per l'estate? Vieni che ne parliamo. Minimo 3 caffè al mese. Capito? Praticamente sono 36 all'anno, non importa chi paghi a dicembre, sempre 36 caffè sono. Capito? Perché? Perché hai accesso anche a quella che ho fatto a gennaio, per quella. Punto. Il lavoro è sempre quella. Capito? La torta è quella. Se vuoi lo mangi tutta, te lo vai a studiare tutti, se no mi segui soltanto quando metterò, ma il corrispettivo è quella, 36 caffè che li paghi al 1º di gennaio di 2024, tutto il 2024. Se li paghi adesso, se li paghi a dicembre è uguale, capito? Il prezzo è quello minimo per seguirmi, per riuscire a avere le soluzioni, a salvarti, a farti dei cospetti, a scrivere. Eh sì, perché se non te li salvi entro un giorno, questi qua, con troppa democrazia e libertà di parola, ti tolgono tutto, capito? Tutta questa demagogia che avete abbaiato, che hanno abbaiato, non voi, non te, che c'entri? Che hanno abbaiato contro gli altri popoli per dopo, lo sai come si dice, avete portato troppa democrazia in giro che non è rimasta per voi. Vabbè, però una soluzione ve lo do, dai, che non dite che sono proprio che non vedo niente su questo canale. Vedi, questa è la bacinella, va bene? Qua c'è un barattolo da lavare. Allora, di che cosa parliamo? Salute mia. Allora, questa è l'acqua per una testa cagna bastarda. Allora, no, perché i ragazzini o dei stronzi, capito? Vedi, a mezzanotte passano sotto la finestra. Vabbè che io non dormo, sono le 2 di notte, guarda. Lo vedi? Non ti viene di buttargli una tegola in testa per dopo dire boh, cade dal tetto purtroppo. Perché questa è cattiveria. Cacchio, hai voglia di fare col motore? Vattene sui campi, cacchio. Perché vieni sotto la finestra di qualcuno che magari c'ha bambino piccolo o la mamma malata di canguro, di cose varie, ha bisogno di riposo e tu vieni a fottere. Ascolta tu che ce l'hai motorino, come minimo le maledizioni ti arrivano addosso, prima o poi. Perché questa è stupidità e cattiveria. Comunque, acqua demineralizzata. Se vuoi idratare la faccia, se vuoi idratare gli occhi, quando li senti stanchi che pizzicano, metti acqua demineralizzata. Aspetta, cambio un po'. Non con acqua da rubinetto, perché se lavi con acqua da rubinetto, quella che contiene il cloro, ti fai solo male. Capito? E tieni un po' occhi aperti. Tieni un po' occhi aperti. Così in quell'acqua per idratare, qua c'è un barattolo grande da asciugare. Ok, facciamo così. Proprio per entrare negli occhi, quanto siamo? 9 minuti e 28, capito? E quella dopo vedrai che gli occhi secchi che ti pizzicano, ti si idratano. Inutile che vai con acqua da rubinetto, cacchio. Acqua demineralizzata è pura, non può farti del male. È demineralizzata, non c'è niente dentro. H2O.